Gianni Colacione è qui dagli uffici dell'Associazione Luca Coscioni all'interno della sede del Partito Radicale, della Galassia Radicale, insomma, a Torre Argentina. Siamo in compagnia di Mina Welby. Il Comitato Nazionale è in corso, le volevamo chiedere qualche impressione, insomma, sul congresso che si è concluso da una settimana, se non sbaglio, dell'Associazione Luca Coscioni, un congresso che si è tenuto a Milano, e chiediamo a Mina, insomma, se è stato partecipato come le attese, e, insomma, quali conclusioni, quali impressioni ha avuto lei? Ma io ho avuto un'ottima impressione, credo che sia stato anche molto più frequentato dell'anno scorso. C'erano oltre 150 visitatori, quindi non iscritti, e altri 135 mi sembra di iscritti, quindi una buona media, un buon ascolto. La sala era sempre piena, con molta attenzione, e anche i relatori erano ottimi, hanno portato veramente dei buoni messaggi, e abbiamo anche nuove ottime iscrizioni anche da parte dei relatori, dove non pensavamo che avrebbero potuto iscriversi, e quindi è stato un buon successo, credo. Ora naturalmente serve mettere in pratica e elaborare quello che è stato detto, quello che è stato fatto, anche il nostro la risoluzione finale, e credo che tutte le persone che sono state presenti, e anche quelli che ci hanno sentito attraverso la radio, credo che collaboreranno, e avremo forse dei nuovi spunti di fare e di lavorare. Mina, abbiamo ascoltato, grazie a Radio Radicale, come sempre, in diretta questo congresso, almeno buona parte. Abbiamo ascoltato gli interventi di Elisabetta Zamparutti e anche di Gianfranco Spadaccia, che era presente anche lui, poi anche qualcun altro. Insomma, credo che sia la prima volta che si affronti il tema della sperimentazione animale, diciamo, nei congressi dell'Associazione Luca Coscioni. Tu che cosa ne pensi? Allora, non è la prima volta. Già nel congresso a Salerno, mi sembra che fosse 3 anni fa, si parlava di sperimentazione animale, ma non eravamo ancora andati così a fondo. Non c'era ancora il fatto parlamentare, dove anche Maria Antonietta ha avuto dei forti attacchi da parte degli animalisti, specialmente contro la vivisezione. Insomma. Credo che la parola forte anche di Spadaccia, anche di Elisabetta Zamparutti, di Sergio D'Elia, non credo che siano state, non sono assolutamente, io non li ho presi come attacchi, ma come una richiesta di attenzione verso un problema che sta veramente serpeggiando molto forte nell'opinione pubblica, e credo che bisogna dare veramente anche attenzione da parte nostra, non che si voglia chiudere la sperimentazione sugli animali, che non è quello il problema, ma dare attenzione di dare anche la possibilità di far capire che la sperimentazione animale può essere sostituita quando si può e dove si può, nel tempo, di collaborare e di prestare attenzione anche a questo. Non so se mi sono espressa bene, cioè non si può eliminare la sperimentazione animale tout court, e questo nessuno credo che lo voglia. Anche se ci sono i vivisezionisti che sono fortemente e agguerritamente contro qualsiasi sperimentazione sugli animali. Certo, non
la sperimentazione animale non può essere abolita così di punto in bianco. Certo che si può lentamente, dove si può cambiare e appoggiare nuova ricerca, nuove forme, e poi man mano che si va avanti si potrà forse sostituire, non so fino a che punto, ci vorrà il tempo. Comunque, insomma, Gianfranco, io mi ricordo che ha accennato al fatto che è il caso appunto di parlarne, di approfondire un dibattito, però ci sono anche delle voci che ho sentito all'interno dell'associazione che insomma considerano una cosa invece assolutamente fuori luogo, cioè proprio come se quasi incompatibile con la mission dell'associazione. Ma contro la mission sarebbe abolire du coup la sperimentazione sugli animali. Intanto adesso ancora non se ne parla proprio, però siamo sempre aperti alla ricerca che può sostituire determinate ricerche, che per esempio noi sappiamo già che in molti casi gli animali vengono usati molto di meno di quello che fossero usati una volta, e quindi che poi non so se fra 50, fra 100 anni l'animale non ci sarà più necessità di usarli. Può essere pure che sarà molto più veloce questo processo, e certo ce lo auguriamo tutti, che costi di meno anche la ricerca, perché anche nel nostro paese è sempre anche un fatto di denaro. E certo che anche il tenere le colture, cioè gli allevamenti di animali per la ricerca, già questo tante volte dà fastidio all'opinione pubblica. Certo, sapere che questi animali vengono poi usati per la ricerca, però io devo dire che, e voglio dirlo, che i nostri ricercatori non sono tipi che torturano animali, non sono qui per fare una ricerca torturando animali, ma cercano sempre di avere cura che l'animale non soffra. E questo è anche però da osservare negli allevamenti, e lì servono dei controlli, che questi allevamenti siano veramente fatti umanamente e bestialmente gestibili, in modo che gli animali non solo non soffrano, ma che stiano bene, che venga curato il loro benessere. E quindi, perché anche su fare ricerca su un animale sofferente, io credo che non porti assolutamente a un buon esito nella ricerca stessa. Quindi tu intendi che insomma, se un animale è sofferente, alla fine pure a sacrificarne la vita non serve, non si dà, insomma, neanche sarebbe utile a nulla. Infatti. E poi togliere questi allevamenti dal nostro paese, e non stando attenti alla cura di questi ambienti, ci porterebbe a cercare all'estero, seguire lì la ricerca, però lì non c'è quell'attenzione che magari c'è nel nostro paese sugli allevamenti e sulla cura degli animali, e credo che non sarebbe una ricerca fatta bene. Comunque sia, diciamo, bisognerebbe, quello che insomma poi ci auguriamo tutti, che ci sia una ricerca nella ricerca, cioè una ricerca con nuovi metodi di sperimentazione su varie cose che insomma possano salvaguardare la vita degli animali e possa essere sostituita in laboratorio. Certamente, io credo che fino a un certo punto si può dire che si può fare ricerca soltanto su delle cellule. Ma dipende che cosa uno vuole andare a vedere o a ricercare. Per esempio, curare una malattia in una cellula, come la vai a curare? Non so, e questo lo dovresti chiedere a uno scienziato, a un ricercatore stesso. Anni fa, c'era ancora vivo Pier Giorgio,
il nostro ricercatore, professore Cossu, ha guarito i topi. Pier Giorgio scrisse allora quel bellissimo articolo: se fossi topo io potrei saltare il mondo, perché sentiva appunto che una distrofia di un topo, se poteva essere guarito quella, poteva essere anche portata a portata di mano una cura per la distrofia sua, oppure per quelli di Duchenne. Poi c'era la volta, qualche anno dopo, dei Beagle, che sono stati guariti della loro distrofia, e mi sembra che era l'80% di questi cani hanno potuto di nuovo muoversi normalmente. Adesso c'è un esperimento su persone, però la ricerca sull'uomo è molto più difficile, ha bisogno di molto più denaro, e quindi è molto più difficile dire fino dove o se questi esperimenti sull'uomo abbiano di che tipo è l'esito, perché ancora non è la cura, però come reagisce il fisico umano. Quindi dopo di quello poi si può vedere come potrebbe funzionare una cura e trovare una cura. Quindi è veramente un iter, un viaggio molto molto lungo nella ricerca, fino ad arrivare sulla ricerca sull'uomo. So per esempio di molto dispiaciuto Donatella Chiossi, malata di SLA, e ci sono anche altri malati di SLA che si volevano prestare come cavie per sperimentare su di loro, non ancora delle cure, ma la reazione del fisico su certi esperimenti. Purtroppo lei non è stata accettata. E non ho capito perché, potrebbe essere stato forse perché è più avanzata anche nella sua malattia, ma questi malati, queste persone con la SLA che non intravedono un esito della loro malattia, una guarigione, una possibile guarigione, dicono o la va o la spacca, insomma, mi voglio prestare anche per questo. Perché se non potrò io usufruirne, forse quelli dopo di me potranno avere un vantaggio e potranno usufruire magari di una cura più ravvicinata. E quindi buona fortuna a tutti noi e all'umanità intera. Sì, buona fortuna davvero a tutti. Grazie Mina Welby.